Saluto, non l'abbiamo chiamato noi, ma ci ha chiamato lui, Salvo Mandarà. In realtà tutti lo conoscete perché ha seguito il tour di Beppe Grillo in giro per l'Italia facendo le riprese, diciamo, era, possiamo dire, il cameraman ufficiale. In realtà anche un progetto che si chiama Parla con gli alberi, non so se proprio lui o qualcun altro, che è un film che si occupa esattamente di prostituzione minorile in Cambogia. Buongiorno Mandarà. Buongiorno. Grillo, lo sa che lei ascolta la radio di proprietà di Confindustria? Guardi, io odio parlare, ho chiamato proprio perché volevo complimentarmi. No, lo so, sto scherzando. Quindi, sto scherzando, ecco. Però prego. Allora, ci racconti un po', perché lei è stato in Cambogia, quindi. No. Io non sono stato in Cambogia, ma a dicembre del 2012 ho avuto la fortuna di conoscere Ilaria Borrelli e Guido Freddi, che sì, sono gli autori del film Talking to the Trees, Parla con gli alberi, di cui Scappati sa tutto perché l'hanno fatto proprio in collaborazione con Expat. Anzi, nella serie di trasmissioni in web che abbiamo fatto con Ilaria e Guido proprio dal 25 maggio al 2 giugno, avevo anche la speranza di conoscere Scappati, purtroppo non è stato possibile, ma ho parlato con Jasmine, che è una degli attivisti di questa associazione, che approfitto per ringraziare. Quindi quando oggi apro la radio e sento lei che parla di questo argomento, dico: oh, che bello, finalmente una trasmissione che se ne occupa, perché questo film, che Marco Scappati conosce benissimo, ha vinto dei premi negli Stati Uniti, ha ricevuto diverse nomination in altri festival in tutta Europa. In Italia non ne parla nessuno. Ne ho parlato solo io nel mio piccolo, abbiamo fatto 5 trasmissioni in web e 5 serate live proprio con gli autori, con Ilaria Borrelli e Guido Freddi in 5 città: Torino, Genova, Milano e Abbiategrasso e Roma. E dove appunto abbiamo avuto un pubblico limitato, perché noi non abbiamo grandi canali di comunicazione, sì, quindi le sale non erano mai pienissime, ma tutte quelle poche persone che c'erano erano entusiaste del modo con cui Guido e Ilaria hanno trattato questo argomento. Ma veramente chiederei a Marco, visto che sono sicuro lui conosce, sì, il film e Ilaria e Guido, magari di approfondire. Complimentarvi con voi. Grazie mille. A questo punto le dico: convinca Grillo a farci una campagna contro il turismo sessuale, insomma, no? Proviamoci. Guardi, io vorrei. Grillo conosce bene questo film. Credo l'abbia già visto e comunque mi ha promesso che non mi ricordo se l'ha visto, comunque insomma gliene ho già parlato e lo conosce, però questo è un tema talmente importante, preferirei non mischiare le due cose. Sì, no, lo capisco, ma guardi, glielo dico semplicemente proprio perché è un tema importante, insomma, mi sembra rilevante, insomma, che una forza politica di quelle dimensioni se ne occupi. Comunque grazie anche a Mandarà. Scarpati, vorrei tornare da lei sulle linee di contrasto, poi magari mi dice anche se questo film lo conosce. Sulle linee di contrasto a questo fenomeno, abbiamo sentito la Mussolini che diceva: beh, facciamo in modo che le agenzie di viaggio segnalino le persone che partono da sole per questi paesi. Lei cosa dice? Allora, sul film lo conosco. Guido e Ilaria sono amici di Expat, il film è sponsorizzato da Expat e sta girando per il mondo con il logo di Expat Italia. È un bellissimo film ed è fra l'altro molto dolce, a differenza di altri film del settore. Non è di quei film, come potremmo dire, o oscuri o volutamente un po' ammiccanti, anzi è veramente un bellissimo film che io, tra l'altro, si può scaricare su internet, e io consiglio a chiunque di vederlo, anche perché Ilaria e Guido sono stati bravissimi nel parlare in maniera anche poetica di qualche cosa che in realtà è spaventoso. Mi scrivete sulla bacheca Facebook se possiamo evitare di passare la linea nel caso telefoni Salvo Mandarà. Non vedo perché, tra l'altro, è intervenuto esattamente sul tema e non ha voluto nemmeno sforare di una virgola sulla politica, nonostante un mio tentativo, per quanto sempre relativo al tema, e quindi non vedo perché un ascoltatore come un altro. Look for me in the autumn leaves. 'Cause I love you.